Cari amici, siamo qui in uno splendido tramonto del Parco Volusia per fare la nostra solita rassegna stampa che abbiamo però interrotto da qualche tempo, e la rassegna stampa la incominciamo subito con un argomento molto ghiotto. Intendiamo peraltro non insistere sull'argomento perché già abbiamo alcune cose da dire, il resto lo diremo. Questo è il messaggero di mercoledì 4 aprile. Ieri. Se si vede o non si vede, relativo alla morte di un legionario di Cristo. Ora, per definizione, i legionari di Cristo muoiono combattendo. Con la spada. Oh, questo invece... Con la spada e con la croce. Spada e croce o quant'altro, da non confondere con quel Cristo che invece imbottigliava i monumenti, quello è un altro Cristo. Con la H. È un altro Cristo, ma anche il Cristo dei legionari si può scrivere con la H, anche a volte anche con la K. Allora, Roma, giallo sulla fine del seminarista. Era un atletico giovane seminarista, ben inteso legionario di Cristo. Rampante. Sempre rampante. Sportivo, dicono sportivo, e senza vizi alcuni. Ora, io devo fare una piccola insinuazione, perché devo fare una piccola insinuazione relativa a questa strana associazione legionaria. Tu sai che i legionari sono sempre stati molto chiacchierati anche ai tempi delle legioni, del Medioevo, Euríalo e Niso, cioè mettici quello che te pare, giusto? Achille, Patroclo, anche se non erano legionari, comunque erano lì. Erano legionari, erano delle legioni, delle sacre legioni. E allora, questi legionari... Cioè di Ulisse, Cristo, Achille, Patroclo. Ah, sì, sappiamo bene. Non è Achille, Patroclo, no... Perché Patroclo fu quello che morì cadendo dalla nave. No, aspetta. No, Patroclo è quello che morì con indosso i vestiti di Achille, ucciso da Ettore. Sì. Sulla piana, sì. di Troia. Sì. Che poi Achille ha vendicato, lo vendicò. Perché disse: io sono io e tu, sì, quello tu non ero io. Cazzo, sì, quindi tu devi morire. E io devo però vendicare chi era lui. Sì, chi era quell'altro che fu pianto dagli amici dai suoi amici e che stava sulla nave di Ulisse, che è caduto in un punto dove è morto annegato, dove poi c'è un nome che è rimasto, che è Punta il gentile giovinetto. È un nome notissimo, vabbè, comunque. Vabbè, ma quello fa parte dell'Odissea, non dell'Odissea. Dell'Odissea, certo, dell'Odissea. È caduto in mare e ha dato il nome non viene. A una punta dell'Italia. Sì. Vabbè, allora, siccome noi, perché dice, un giovane legionario di Cristo trovato morto in convento. Io mi ricordo che c'era un film, che era un bambino, che si chiamava Un Garibaldino in convento. Ma lì era il Garibaldino da solo e il resto erano tutte ragazze che circuivano questo Garibaldino ferito, eccetera. È un film che è rimasto epico negli anni 40. È episodio di De Amicis, no? Per caso? No, nel De Amicis non parla di questo, ma comunque... No, era perché parla di Vicola Vedetta Lombarda. Sì, no, sì, gli argomenti diciamo, garibaldineschi non mancano in quel socialistone che è stato il buon De Amicis, ma non è comunque non apprezzabile è persona, non da... sono uscite fuori moltissime notizie sulla maniera in cui trattava la moglie, ma comunque, vabbè, lasciamo stare, noi siamo maschi e quindi su queste cose soprassediamo, ma non possiamo soprassedere sulla storia di questo Marcial Maciel de Gollado, tra l'altro si chiama pure de Gollado. Sì, o decoglionato o decollato, perché San Giovanni decollato è un grande film. Comunque,
lui fondò nel lontano 1940 questa legione di fedeli a Cristo. Se non che... Chi era? Marcial Marcel de Collado, ah, sì, il fondatore in Messico nel 1940. Allora, un giornale che si intitolava Hart Courant nel 1997 raccolse la testimonianza. Cos'era? Un giornale clinico? No. Dal titolo? Sì, sembra, ma non è così. E infatti. Era una parodia, era sì, una presa in giro. La testimonianza di 9 legionari, i quali testimoniarono di essere stati bellamente violentati da questo Marcial Marcel. Poi, un bell'istitutore, insomma. Sì, ma eccezionale, ma d'altronde in linea con quello che noi abbiamo sempre detto, certamente, di questi santoni, di questi grandissimi santi. Poi, in un secondo tempo, ne uscì fuori un altro giornale che denunciò altre violenze. Di conseguenza, questo formidabile fondatore di istituzioni sullo stampo appunto di quelle dei gesuiti, perché, capito, Marcial Marcel, essendo spagnolo... Il livello morale è quello, Essendo spagnolo o spagnolista, anche se messicano, ma i messicani noi sappiamo che sono i più spagnoli fra gli spagnoli, per una vecchia storia, gli imperialisti, diciamo, ecco. Non a caso in Messico si parla il puro castigliano, tanto per dirne uno. E allora è chiaro che lì la vocazione a fondare organizzazioni di stampo legionario come i gesuiti è chiaro, no? Che allora, anche dopo questa testimonianza che riguardava 2 ex legionari, che facevano sti legionari, dopo essere stati violentati, pare che buttassero la toga, no? Buttassero la tonaca. È un po' una mezza fregatura, sì, sì, capito? Buttavano la tonaca e anche le mutande, capito? Alle ortiche. Allora, l'hanno invece condannato. È stato condannato nel 2006, adesso è morto, dopo anni di contrizione e di pene. Mea culpa. Sì. Di peni, non di pene. Sì, di pene, certo. Di peni. Sì. Allora, nel 2006, pena di rinuncia ad ogni ministero. Astia, che pena, ragazzi. Oh. E troppo bella. Condannato ad una vita riservata di preghiera. Vabbè, pensa un po'. Dunque, in questi ultimi tempi è risultato che lui ha avuto una relazione con una donna da cui ebbe una figlia. Poi nel 2010... Quindi è quasi ermafrodito, siamo quasi lì. Ma no, io quasi, dico quasi che faceva tutto da solo. Una specie di aiace. Una specie di aiace telamonio, capito? Che chi è passava il pro sotto, de aiace. Sì, che chi è passava sotto, capito? Vai, capito? Ecco. Dunque avrebbe avuto una figlia, ma non è tutto. Nel 2010 altri 2 messicani si presentarono in Messico come figli di Marcial. Non lo metto in dubbio, perché questo è stato veramente un ipermacio. Magari tutti i machos fossero stati come lui, solo che se sfogava, poveraccio, con quelli con la tonaca, ma evidentemente, vedendo quelli con la tonaca, capito, si sbagliava. Pensava che fossero femmine, capito? Si sbagliava. Ora, siccome noi ci dobbiamo fermare un momentino su questa cosa... Ci abbiamo 10 minuti di luce, Sì, allora io colgo l'occasione per far vedere un testo molto importante... La logica dei roghi. Questo è un testo che tutti dovrebbero leggere. Perché tiro fuori questo testo, che è stato pubblicato dalla UTET una 10 di anni fa? Eccolo qui. Perché ti fa capire che certa gente non va per il sottile quando si tratta di colpire i sottoposti.
qui c'è la documentazione dei roghi che si sono svolti non nel Medioevo, ma nel 1750 contro gli eretici. Nel 1750, il secolo dei lumi, questi cari signori, luminari, questi cari signori, e quindi ti immagini Maciel, che è una puzza in mezzo a sta gente, continuava a 1750. Sacra Inquisizione, che è stata pare eliminata qualche anno fa. Esatto, pare, sì, ma sì. Non è deciso, sì, non sì, è chiaro. Sì, sì, sì. È stato un tratto di pena su un foglio di carta, san fare tutti. Nel 1750, epoca dei lumi, si continuava a bruciare per eresia e soprattutto per mosaismo. Capito? Ecco, allora cari amici, guardatevi questo, perché la realtà non è quella che ci vogliono far credere questi buonisti, la realtà è il contrario. Sempre per rimanere in questo settore, voglio far vedere un altro articoletto molto importante che è sempre stato pubblicato sul Messaggero. Chissà se lo si vede, è lo stesso, non ci interessa, perché l'accordo tra Erdogan e Putin doveva avvenire. Perché doveva avvenire? Perché se tu pigli a calci in culo della gente, alla fine qualcuno si accorge che tu non hai intenzione di cambiare opinione, e allora giustamente ci sarà questo accordo Erdogan-Putin, stretta di mano sulla Siria. Ma l'accordo sulla Siria significa accordo che io ho ampiamente previsto in termini geopolitici tra la linea geopolitica della Turchia, cioè l'allineamento eurasiatico, con l'Eurasia di Putin, voluta da Putin, perché Putin è uno che vince, e allora siccome è uno che vince, gli altri stanno con chi vince e non stanno più con l'America. Ecco qui, America senza illusioni, eccola qui. L'America ha chiuso, e allora... No, ma bisogna dire una cosa, questo accordo secondo me si può fare per il semplice fatto che in realtà la Siria, come quasi tutti i paesi dell'area, per non dire proprio tutti, sono stati delineati con dei tratti di penna sui paralleli e sui meridiani. Vabbè, in conseguenza del 1920. Esatto, 1920 e poi nel 1947-1948. Soprattutto dagli inglesi, diciamo meglio da Churchill, il quale voleva mettere le mani sulle fonti del petrolio, questa è la realtà. Quindi il primo conflitto mondiale è stato voluto dagli inglesi per mettere le mani sul petrolio, per scindere, spezzettare l'impero turco e per portare via il petrolio ai singoli pezzetti staccati dall'impero turco. Questa è la realtà. Quindi quando noi parliamo di Inghilterra e della crisi dell'Inghilterra con la Russia di oggi, con tutte le scuse, noi dobbiamo dire che la linea occidentalista dell'Inghilterra è inamovibile. Tu non puoi piantare una grana all'Inghilterra perché l'Inghilterra pianta una grana alla Russia dicendo che Putin ha fatto assassinare dei traditori, degli sfruttatori e quant'altro. Tanto lui li farà assassinare e farà bene. E infatti, siccome lui persegue all'estero i nemici del popolo russo, il popolo russo gli dà il premio. Gli dà consenso, come? Perché da che mondo è? Ma no, ma soprattutto perché ha fatto una serie di miglioramenti, di emancipazioni, di evoluzioni socio-economiche nel corso degli ultimi 15 anni, certo, che gli danno ragione. Questo, sono i fatti che gli danno ragione, questo, non le teorie. Questa è un addentellato, mentre la realtà vera è che lui giustamente persegue i nemici del popolo russo, i quali se la sono squagliata e, vedi caso, hanno trovato asilo vuoi in Israele o in Inghilterra. La quale Inghilterra, per la sua natura geopolitica, è sempre stata contro la Russia. Ricordiamoci che l'Ottocento è stato tutto l'Ottocento. L'atlantismo contro la Russia. È stato caratterizzato quello che Kipling chiamava il grande gioco, è stato caratterizzato dallo scontro costante o indiretto della politica dell'imperialismo. Anche George Orwell, ricordiamoci che è andato per vari anni
attorno al 32, 33, 34 a studiare la rivoluzione bolscevica, certo, la rivoluzione comunista, certo, quindi, per conto del governo inglese. Certo, non è che andava lì per caso, come infiltrato sotto falsa copertura, sotto copertura ovviamente andava a cercare informazioni di prima mano. È naturale. Però per tornare alla Siria bisogna ricordare che lì la definizione di territorio è molto labile, perché non è una entità etnica univoca, è una identità morale e religioso e quant'altro univoco. Lì è tutto un insieme, un melting pot di varie estrazioni sociali, economiche, finanziarie, morali, teoriche, religiose, filosofiche, eccetera, che a volte si compenetrano e quindi riescono a convivere più realtà contemporaneamente, e altre che non riescono a contemperarsi, tipo per esempio la solita storia dei 5-10 milioni di curdi che non si sa che fine debbono fare. Quei curdi lì sono veramente l'unica spina all'interno della Siria, perché tutte le altre etnie hanno convissuto tranquillamente fino ad oggi. E voglio ricordare che questa convivenza caratterizzava anche il Libano. Tranne gli integralisti islamici d'ultima generazione. Ah, ma quelle sono l'invenzione della CIA. Certo, certo. Va detto però. Sì, voglio ricordare che il Libano è sempre stata una terra di pace. Era la Fenicia. Una terra di pace fino a che non ci ha messo le mani Israele, che era interessato a ridurre i rischi potenziali di una potenza come il Libano ai suoi confini. Adesso male gliene incorre, perché il signor Israele ha preso una batosta che ancora si lecca le chiappe. Tant'è vero che, ecco qua, c'è un'altra cosa: vogliono mandare via i migrantes. Ci ammollano altri 16.000 migranti. Netanyahu in panne, via i migranti. Il premier israeliano rompe l'accordo con l'UNHCR. Ti immagini? 16.000 ce li pigliamo noi, i migrantes, per maggior gloria del Papa, ok? Del Papa Franceschiello. Va bene, queste cose le dobbiamo dire perché ci servono. Nel contempo però... No, bisogna dire, questa notizia qua è importante. Sì, questa. Certo, adesso anzi, fallo vedere tu. No. Prima però, di nuovo vi faccio vedere questo titolo, perché qui c'è un uomo veramente geniale, è stato Trump, che ha preso atto della crisi della politica aggressiva americana. Questo è l'ultimo numero della prestigiosa rivista Diorama, che è diretta da un noto politologo, Marco Tarchi, dell'Università di Firenze, in cui viene scritto tutto, sono esattamente 40 pagine che descrivono la crisi degli Stati Uniti d'America. Allora, l'America verrà ridimensionata per ovvie ragioni, e ne ha preso atto Trump e ne ha preso atto il ceto medio americano, che fino ad oggi ha pagato le conseguenze della politica espansionista mondialista degli ultimi 200 anni. Esattamente, di lor signori, tant'è vero che qui c'è una cosa che voglio far vedere, la fotografia di un emerito delinquente, che è qui, eccolo, Robert Kagan, un nome, è un fatto, un programma, no, nei due sensi, Kagan nel senso italico, ma Kagan anche nel senso di chi è erede questo personaggio. Lo spregiudicato teorico neoconservatore al servizio di George Bush, che ha sempre disprezzato profondamente l'Europa. Ecco qua, Kagan è già stato messo fuori gioco, lui e tutti i neocons, ricordiamocelo bene, e li stanno continuamente mettendo fuori gioco. Adesso, questa è un'altra notizia importantissima, che viene pubblicata ovviamente solo su questo giornale, che è La Verità, che chiamandosi Verità non può che dire la verità, giusto? Certo. La guerra di Sarkozy a Gheddafi ci è costata 10 miliardi di commesse, ma 10... No,
Ma c'è costata l'alleanza di fatto con la Libia che esisteva dal 71, da quando Gheddafi è andato al potere. E ricordiamoci che Gheddafi era italiano. Sì, dal 61. Ci hanno portato via tutto il petrolio, questo caro signor Sarkozy, e io mi auguro che la revanche nei confronti di questo mascalzone esca fuori. Noi lo scrivevamo che faceva parte della mafia corsa 10 anni fa, quando ci prendevano in giro, state attenti, vi mettono in carcere. Come no? Eccolo qua. Finalmente. A lui l'hanno messo in carcere, hai capito? A lui l'hanno messo in carcere. Trafficante di droga, di tutto. Con beneplacito di un altro corso chiamato anche Cossiga, non a caso. Che non si riesce a capire che uno diventa ministro degli interni e presidente della Repubblica essendo corso. Ma scusa, ma i corsi sono o non sono italiani? Allora dateci la Corsica. Tra l'altro in Corsica si parla pure italiano. Oltretutto. Allora, no, si parla pisano. Sì, certo. Multe sui rifiuti, ausiliari in strada. Questo è un altro articolo eccezionale, perché sta a indicare da una parte l'idiozia. Dove vanno a cercare di raschiare il barile? Sì, no, ma scusa, non solo, ma dall'altra l'assoluta delinquenza di chi propone queste cose. Idiozia. Allora, delinquenza e idiozia. Noi dobbiamo ringraziare vivamente gli zingari, che vanno con monza abile a spulciare nei cassonetti, portando via un sacco di roba. Grazie Zingari, io vorrei metterli al posto di Zingaretti a presidente di questa strana repubblica che è la regione Lazio, capito? Grazie Zingari che prendete la roba dai cassonetti. E per ultimo, i nostri conti pubblici li hanno sfasciati loro, ma guarda un po' Elsa Fornero e Mario Monti, eccoli qui. Allora qui caro nel senso che ci è costato caro. Sì, questi sono due mascalzoni delinquenti. Io vi dico che cosa farei qualora cadessero nelle mie mani: il taglio delle mani. Noi ci limitiamo a tagliargli le mani con dei bravi chirurghi. Anche la lingua. Ah, la lingua siamo lì, tanto non sono capace di pronunciare un cazzo. Beh, avete mai visto cosa diceva Monti quando era in televisione? Eccolo qui, c'è l'articolo che dicevo, ci prendiamo pure i clandestini di Israele, eccoli qui. Che fanno comodo perché sono sicuramente clandestini già molto selezionati e addottrinati nella dottrina mosaica. cari signori, questi quando arrivano... Sapete che cosa faranno? Si inculeranno il papocchio, perché è l'unica cosa che qualcuno che segue il mosaismo può fare, inchiappettarsi il Papa, the Pope. Per ultima cosa, Pope Francis. Voglio far vedere un altro libro molto importante, ed è questo, ed è intitolato La concezione unitaria dell'Europa nel Risorgimento. Allora, oggi c'è un sacco di gente che parla a vanvera sull'Unione Europea, ma non conosce assolutamente tutto il pensiero. La storia del pensiero. La storia del pensiero europeo e europeista in Europa nel Risorgimento. Ricordiamo che già nel 1834 il primo elaboratore di una concezione unitaria europea è stato Mazzini. Con la fondazione della Giovane Europa. Proudhon meno, perché l'interesse di Mazzini era di carattere nazionale, realmente nazionale. Il nazionalismo, il vero nazionalismo sociale nasce con Mazzini, capito? Cosa che appunto nessuno cita. Io ho visto di recente un testo molto bello, peraltro molto interessante, di storia relativa all'epoca del Risorgimento, dove si parla solo e soltanto di sfuggita di Mazzini, non viene citato per niente, mentre grande citazioni a Marx e Engels, che è falso, perché all'origine del movimento popolare e soprattutto operaio c'è il pensiero di Mazzini, che è stato poi usurpato
con la truffa. Non a caso, mentre Mazzini non aveva rapporti con quelli che sappiamo qua. Esattamente. Gli altri due, cioè, erano mandati, nel senso che erano proprio pagati. Diciamoli bene, ecco, tu hai detto mantenuti. Le cose. Esattamente. Quindi per decenni. Tutto un... Loro, sì. I loro inciuci interfamiliari, gli aborti familiari, sì. le assegnazioni dei figli all'uno o all'altro. Certamente. Bene, queste sono le cose vere. Per cui c'è stata un'obnubilazione, un silenzio glaciale sul mazzinianesimo, perché era veramente... Perché lo percasso al sistema, è chiaro. Era veramente alternativo alla ed era veramente, poteva essere una alla guida... Alla geografia dominante dell'epoca. Esatto, ma poteva essere una guida di un movimento operaio... Naturalmente non portato. A caso la Repubblica Romana l'hanno fatta fuori subito. Subito. Perché rompeva le palle a tutti, anche quelli che erano antagonisti fra di loro. Erano nemici viscerali, i francesi con l'impero. È vero. Hanno contribuito però tutti e due. Vienna da una parte e è vero. Anzi, diciamo che i francesi, Napoleone III ha anticipato i Vienna e quindi ha invaso la Repubblica Romana prima che arrivassero gli austriaci, ma la cosa era questa, insomma, praticamente. Io volevo leggere una piccola frase. Attraverso questi studi, soprattutto negli economisti che seguono la corrente liberista, nasce e si afferma la convinzione che l'Europa è economicamente un'unità, che le economie dei diversi stati europei sono strettamente interdipendenti. Questo nel pieno del Risorgimento, siamo a metà dell'Ottocento, non c'è bisogno di quando arrivare cominciavano nel 1960. A costruire le ferrovie, quando sì. cominciavano ad esserci sì. una rete ferroviaria europea, esatto. abbastanza che coesa. Permetteva una, certo. una, un trasferimento veloce. Di merci, di commercianti, di intellettuali, tutti quelli che vogliono. Le diverse stati europee sono strettamente interdipendenti e complementari tra loro, che occorre perciò eliminare le barriere protezionistiche, veniva pensato allora. A metà dell'Ottocento, tra Stato e Stato per ottenere un ordinamento razionale dell'economia europea e poter raggiungere... Qua forse non è... va spiegata una cosa, che quando tu attraversavi, per esempio in Italia c'erano sei stati principali, no? Eri costretto a fermarti. Eri costretto a fermarti alla dogana, ad subire le perquisizioni, sì. a cambiare la moneta in moneta locale, sì, perdendoci ogni volta 20-30% nel cambio. A cambiare cavalli certo. E quindi se tu dovevi andare dal Napoli a Roma, a Torino. Poi dovevi andare in Toscana e poi a Torino, dovevi attraversare quattro confini, quattro balzelli, certo. del 20-30% per botta, certo. per cui alla fine quando arrivavi a Torino non c'avevi più cazzo in tasta. Perché noi oggi parliamo di usura relativamente al 10%. No, allora erano 20-30%. Allora 40-50%, come sì. niente, non c'era un calmiere, no? Allora, che le economie dei diversi stati europei sono strettamente interdipendenti e complementari tra loro, che occorre perciò eliminare le barriere protezionistiche tra Stato e Stato per ottenere un ordinamento razionale dell'economia europea e poter raggiungere il massimo benessere per tutti in tale campo. Il Genovesi, autore italiano, nelle sue Lezioni di economia civile, occupandosi del commercio del grano, che c'è stato per tutta Europa ed è tuttavia in molti paesi ristretto ed oppresso, propugnava l'assoluta libertà per tale commercio ed applicando in particolare al Regno di Napoli la soluzione da lui sostenuta di quel problema che oggigiorno occupa i politici di tutta Europa, lodava il fatto che vi fosse franchigia assoluta per il movimento del grano verso la capitale del Regno Meridionale. Ora, questa cosa è importantissima perché ci serve per capire che questa Europa qui è nata come colpo di Stato da parte di un gruppo di finanzieri che si sono impossessati di un progetto che va avanti da 200 anni. Questo è quello che gli europei devono capire. E questi finanzieri che hanno fatto il colpo di Stato... La oscenità di avere una super banca
extranazionale che non rispetta le leggi di nessuno Stato singolo e neppure della comunità europea come complesso e ha delle leggi autonome come Stato ed entità autonoma che controlla l'economia di tutti questi 27 paesi direttamente attraverso i 17 che hanno adottato l'euro e anche gli altri 10 che non l'hanno che ne subiscono le conseguenze indirettamente. È un oltraggio al pudore mentale. È questo che è il cazzo di Buddha ai nostri governanti di tutti i tipi e di tutti i ceti, di tutti i movimenti politici in tutta Europa, non solo in Italia. Qua abbiamo il Movimento 5 Stelle dei rincoglioniti assoluti, dei rincoglioniti speciali, ma in Italia, come in Francia, come in Germania, come dappertutto, vige lo stesso regime identitario logico. Quindi siamo in una cappella, sotto una cappella, una cupola, come la volete chiamare, che ci opprime mentalmente, ci coercizza psicologicamente e quindi non ci permette di ragionare secondo un metro di misura razionale. E quindi ci costringe a vivere in questa schiavitù, diciamo, dorata, perché il benessere economico non è il benessere dell'uomo. Il benessere dell'uomo è un ampio, è un raggio amplissimo di sfaccettature, di varie gradazioni, no, eccetera. E noi viviamo in questa corrotta e come si dice, degradata e sempre soprattutto più, degradata. E soprattutto e per di più anche come si dice, quando sta per finire, no? Siamo in una situazione in cui ci dobbiamo arrovellare per cercare nuove soluzioni quando la soluzione è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno la vede. Ma è quello che capita spessissimo nella storia, se uno legge quindi, con attenzione la storia. Ci dobbiamo riappropriare quindi di questo pensiero filosofico qua, cioè noi dobbiamo cominciare a pensare che è l'uomo al centro dell'universo e quindi anche dell'Europa, soprattutto dell'Europa, ma e non una identità finanziaria, economica, monetaria, non è quella. L'uomo è diverso, è qualcosa di... Perché non facciamo una campagna del ferro, per esempio, no? La diciamo rielaborazione delle comunicazioni all'interno degli stati e anche all'esterno degli stati attraverso le ferrovie e non la vendita di automobili a 10-15 milioni all'anno di automobili nuove che vanno per la maggior parte a carburante liquido non è elettrico, che già sarebbe un po' meglio, ma non molto meglio, quando invece ci possono essere sistemi di trasporto molto più diciamo leggeri, molto meno impattanti con l'ambiente. Certo, ma la navigazione, questa è l'ultima cosa che dobbiamo dire, i costi del trasporto idrico via nave sono la metà di quelli ferroviari e quelli ferroviari sono la metà di quelli su gomma. In Italia va avanti tutto sulla gomma. Spiegatemi. Allora, perché. Bisogna dire due cose. Pochi sanno che in Francia c'è una rete di canali che mette paura, c'hanno, mi sembra, circa 5.000 km di canali navigabili. No, c'è pure il canale di Midi, no? Sì. Te lo ricordi? E cazzo, è stato adoperato dai tedeschi durante la... C'è per esempio una via d'acqua che va dal Baltico al Mar Nero e poi al Mediterraneo e viene sfruttata ed è stata fatta, iniziata da Pietro II, da Pietro il Grande, capito? Questo per dire che già nel 700, nell'800 e anche prima nel 600 in Francia avevano capito benissimo che era una modalità di trasporto e di comunicazione veramente utile e economica, pratica, efficiente, perché una volta che tu hai fatto il canale non c'è bisogno di riasfaltarlo tutti i giorni perché piove o ghiaccia, eccetera. Quello funziona se ovviamente c'è un transito continuo. Poi ovviamente saranno devi pulire il fondale, i fondali, garantirti che l'acqua arrivi. Certo, cioè, insomma, ovviamente. Ma ci aveva pensato Leonardo che aveva riempito dei canali tutta la Lombardia. Ma perché la Francia ha sempre fatto anche da lui. E quindi voglio dire, quando è andato in Francia, è andato a fare. Ci sono delle possibilità di trasporto che in Italia noi abbiamo 8.000 km di coste, ma che costerebbe fare un transito da Genova a Venezia via nave invece che via gomma?
sarebbero 400 chilometri. Solo che non è mai così come mai enfatizzato. Avere, così come i trasporti all'interno di Roma, io mi sono queste cose le so perché a lungo ho combattuto. Ci abbiamo per i canali, ci abbiamo i fiumi dentro le città. Il fiume Tevere è navigabilissimo oggi fino a Ponte Milvio. Da Ponte Milvio fino al a mare. Ostia. Fino al mare. E allora che cazzo fanno? E nessuno lo vuol fare. È navigabile. Basta metterci i batomush ed è navigabile. Non solo per il fondo piatto. Come in tutte le altre città del mondo, in tutte le altre città del mondo ci sono Amsterdam, i batomush. Hamburgo. Dappertutto. Parigi, Stoccolma, Londra. Copenaghen, Londra, ovunque, meno che a Roma. Ci sarà qualche cosa, ci sarà una ragione per cui queste cose non si fanno. È evidente. Vabbè, allora noi abbiamo fatto un piccolo quadro così, un saggio, un essay. Certo. Così della situazione attuale, momentanea, proprio istantanea, una specie di fotografia, mettendo in luce alcuni aspetti dell'assoluta incoerenza. Certo. Volutamente incoerente, perché l'incoerenza nasce dal vantaggio di qualcuno, perché altrimenti l'uomo sarebbe coerente. Se non ci fosse l'opportunismo, per esempio, i medicinali costerebbero 10 volte di meno. 100 volte di meno. Quando fecero, se non ci fosse l'invenzione quando delle malattie. La legge sui compatibili, sui medicinali, sì. Come si chiamano? No, compatibili. Paralleli, diciamo pure paralleli. Poi ci verrà in mente. Era una legge eccezionale. Mi ricordo che l'aspirina costava 10-12 volte, 15 volte di meno. Oggi compri l'acido acetil salicilico e costa più o meno la metà. Un sì. terzo di quello sì. perché se devi pagare il ticket, quella normale paghi, che ne so, 5-6 euro l'aspirina normale, quella diciamo. Ma se ti fai la ricetta ti viene gratuitamente, quindi. No, però voglio dire, io parlo di cardioaspirina. No, però non lo paghi te, ma lo paga lo Stato. Sì, vabbè, quindi sì. lo Stato paga un po' di meno quando avrebbe pagare 10 volte di meno. Certo. Questo per dire una cosa qualunque. Certo, certo. Ma vale per, quindi ecco, se noi fossimo tutti un po' più morigerati e un po' più sociali, nel senso di capire le esigenze degli altri e non esasperare il possesso come concetto base per la sopravvivenza dell'individuo e pensare invece alla condivisione, per esempio, non ci sarebbe bisogno di avere in Italia 40 milioni di automobili più o meno circolanti, basterebbero, certo. Per esempio, non so, 10 milioni di automobili attraverso un obbligo di car sharing, per esempio, no? Invece certo. di fare il car sharing. Ci hanno provato, ma non è mai andato. Sì, lo so, c'era. Però in Italia non funziona. Nessuno, sì, però nessuno, perché non era obbligatorio. Sì. Perché se tu dici no, in città ci si va solo se si cammina in 3 o 4 persone per automobile e te fermo l'ingresso. Vedi uno fermo alla fermata dell'autobus, ti serve un passaggio? Certo. Risolto il problema. Certo. Una volta lo fai te e paghi te magari, e l'altra volta successiva vai te come ospite. No? Potrebbe essere una soluzione. Avviene non dappertutto. Non ci pensa più nessuno. Io non ho più visto da anni nessuno fare più l'autostop. Sì. Una volta ce n'erano tanti, io personalmente ho girato mezza Europa con l'autostop. Anch'io. quindi vedi, negli anni 50. Io un po' dopo, fine anni 60, inizio 70. Quindi, però ecco, l'abbiamo fatto. Ho provato oggi a vedere se c'è qualcuno che fa l'autostop. E se qualcuno anche lo fa, vedi se lo caricano. Sì, oltretutto. E poi molti hanno anche paura e hanno ragione. Certo, paura. Certo. Va bene, allora ragazzi. Vi leggo di nuovo il titolo di questo libro. I nostri amici che sono interessati al problema dell'Unione Europea, e dovrebbero esserle tutti, si ricordino che questo è un testo, che tra l'altro è un testo di carattere scolastico, perché è stato pubblicato da un editore scolastico, il testo è di Dante Visconti, La concezione unitaria dell'Europa nel Risorgimento, e fa parte di una collana intitolata Problemi del Risorgimento, che è una collana di un'importanza enorme, perché io ho quasi tutti questi volumi, e uno riguarda appunto il problema dei rapporti tra la previsione dell'Italia unita e cosa avrebbe dovuto fare quell'Italia unita nel Mediterraneo. Quindi immaginate un po'
la massa di pensiero che è stato elaborato nell'Ottocento e di cui non si parla assolutamente, perché probabilmente... Vabbè, ma questi che sono politici, sono parlamentari... No, vabbè, no, lasciamo stare questi qui. Cioè, dà fastidio a Santa Madre Chiesa, la realtà è anche, questa. Ma questa Marmaglia che è stata eletta ultimamente... Non a caso. È Marmaglia perché serve Marmaglia, non serve gente pensante. Esattamente. Non si vuole avere a disposizione della gente che pensa, progetta e agisce di conseguenza. Dopodiché, anche per questa sera... Sempre so long! Sempre. Al gran Dio Priapo! Sempre so long! Onore al gran Dio Priapo! Allora, chiudiamo. Aspetta che qui siamo incastrati.